Procediamo con la correzione dell'esercizio di pagina 357, numero 19, nel volume 1 della Zanichelli. Leggiamo il testo. Abbiamo una stufa gas metano che viene accesa per riscaldare una stanza alta 3,00 metri, quindi nello schema che ho riportato abbiamo un'altezza H che è di 3,00 metri. E con soffitto e pavimento di area 12,3 metri quadri, quindi l'area del pavimento che ho riportato con la A è 12,3 metri quadri. Il perimetro invece è 14,2 metri, quindi io qui ho indicato con A e B le due dimensioni della stanza. Noi abbiamo che 2 volte A più B è uguale a 14,2 metri perimetro. Le pareti sono spesse 25,0 cm e i solai di soffitto e pavimento sono spessi 35,0 cm. Quindi c'è uno spessore delle pareti che io non ho riportato nel disegno, però è 25,0 cm. E uno spessore del solaio, quindi anche del pavimento, lo indichiamo con S che invece è di 35,0 cm. Andiamo a vedere se ci sono altri dati. La temperatura della stanza passa da 13,0 gradi centigradi, quindi c'è una temperatura iniziale di 13,0 gradi centigradi e una temperatura finale di 19,5 gradi centigradi. Poi c'è qualche altro dato, per esempio calore specifico e densità, delle pareti. La densità delle pareti è 3,00 per 10 alla 3 kg su metro cubo. E il calore specifico delle pareti, lo indichiamo con C con P, è pari a 880 joule su kg per Kelvin. Infine c'è la densità dell'aria, che è pari a 1,29 kg su metro cubo. È subito riconoscibile il valore della densità dell'aria, che è molto più basso rispetto a quello di un materiale solido come il cemento, che è riportato qui, 3 per 10 alla 3 kg su metro cubo. La prima domanda del problema è quanto metano è stato utilizzato per scaldare l'aria. È chiaro quindi che occorre conoscere anche il potere calorifico del metano, ma non mi pare che sia riportato direttamente nel testo, dovremmo andare a cercarlo. Comunque indichiamo come tra i dati del problema anche la presenza del potere calorifico. E a questo punto vediamo un attimo, conoscendo il potere calorifico, come arrivare alla risposta. Tenendo conto che la stanza si sta scaldando da 13 a 19,5 gradi centigradi, è chiaro che questo riscaldamento può riguardare sia l'aria della stanza al suo interno, sia eventualmente le pareti, pavimento e tetto, tutte a contatto con l'aria della stanza. Questo presuppone che ci sia una propagazione del calore dall'interno verso le pareti. Da come è riportato il testo dell'esercizio, non sembra che sia contemplato il passaggio di calore invece dall'interno all'esterno della stanza. Sembra un po' inverosimile, infatti, che possano scaldarsi uniformemente pareti e pavimento e che questo non comporti un passaggio di calore verso l'esterno. Se dovessimo trattare il problema in modo completo, effettivamente dovremmo tenere conto di questa propagazione verso l'esterno, però non conoscendo i tempi di riscaldamento ed essendo il processo di propagazione del calore un processo legato anche al tempo e alla velocità con cui il calore si propaga, non è possibile, con i dati a nostra disposizione, trattare nel dettaglio la propagazione del calore dall'interno e all'esterno. Supponiamo quindi, e penso che sia stato fatto così anche dagli autori dell'esercizio, che il calore venga totalmente accumulato dall'aria della stanza e dalle sue pareti senza che venga disperso all'esterno. La prima domanda riguarda soltanto il riscaldamento dell'aria, cioè quanta energia occorre per riscaldare soltanto l'aria della stanza. Allora, da notare che ci sono 1,29 kg su un metro cubo d'aria, quindi possiamo conoscere la massa di aria presente qui dentro moltiplicando questa densità per il volume interno della stanza. Abbiamo l'area di base e abbiamo l'altezza, quindi è possibile calcolare il volume d'aria nella stanza V con A come area di base per l'altezza. Quindi
Infine possiamo calcolare la massa di aria nella stanza moltiplicando la densità dell'aria per il volume. Prima di passare ai calcoli numerici, limitiamoci alla trattazione per formule. Nel momento in cui abbiamo la massa di aria, possiamo calcolare il calore specifico dell'aria. Calore specifico, dal momento che abbiamo a che fare con un riscaldamento senza espansione o contrazione, un calore specifico riguardante un gas che si riscalda a volume costante, può essere calcolato facendo riferimento all'energia interna del gas. Energia interna che sappiamo essere, per un gas come l'aria, che essenzialmente nelle sue componenti è un gas biatomico, è pari a 5 mezzi nR per T, dove N è il numero di moli, per cui il calore specifico, che è anche il calore specifico a volume costante, è calcolabile come delta U fratto M su delta T. E questo ci porta a 5 mezzi nR delta T fratto la massa di aria per delta T. Delta T e delta T si semplifica, rimane 5 mezzi nR fratto la massa del gas. Qui compare la massa del gas e il numero di moli. Ora, noi abbiamo visto calcolare la massa di aria presente nella stanza, non conosciamo il numero di moli, però conosciamo la composizione del gas, ma se non vogliamo fare riferimento alla composizione, possiamo calcolare il numero di moli facendo riferimento al fatto che conosciamo la pressione del gas all'interno della stanza, che supponiamo essere quella atmosferica, e la temperatura e il volume. PV uguale nRT, quindi è possibile calcolare il numero di moli di aria presente nella stanza come prodotto pressione volume fratto R per T. La temperatura dobbiamo prendere teoricamente quella iniziale, possiamo prendere anche quella finale, ma dovremmo conoscere anche la pressione finale del gas. Solitamente in una trasformazione reale nessuna stanza è perfettamente sigillata, quindi ci sarebbe durante il riscaldamento una fuga di aria dall'interno all'esterno. Considerando trascurabile questo processo, prendiamo semplicemente i dati iniziali e non abbiamo problemi. La pressione quindi iniziale la prendiamo come la pressione atmosferica. E quindi è possibile con i dati iniziali calcolare il numero di moli. In questo modo possiamo calcolare l'energia necessaria per scaldare la stanza semplicemente prendendo l'energia interna U, calcolandone la sua variazione. Quindi abbiamo per la variazione di energia interna delta U 5 mezzi nR delta T, ovvero 5 mezzi pressione volume su temperatura presi all'inizio, poi c'è anche la costante dei gas a dividere. Stiamo prendendo questa formula e la stiamo sostituendo al posto di N. E poi abbiamo R delta T. Si capisce subito che abbiamo una semplificazione R ed R. Quindi otteniamo per la variazione di energia interna 5 mezzi pressione volume su temperatura calcolati all'inizio, poi per quanto riguarda la pressione prendiamo quella atmosferica, per il volume prendiamo il volume del gas, cioè il volume della stanza, fratto la temperatura iniziale, questo è il valore che dobbiamo prendere soprattutto all'inizio. E delta T la variazione di temperatura da 13 a 19,5 gradi centigradi. In questo modo siamo in grado di rispondere alla prima domanda, cioè quanto metano è stato utilizzato per scaldare l'aria, trasformando questa energia in massa di combustibile. Ricordiamoci la quantità di calore, quindi che in questo caso è delta U, è 5 mezzi PV su T per delta T, PV su T iniziale, non ho messo più l'iniziale su pressione e volume, prendendo per questo la pressione atmosferica e per il volume della stanza per delta T. Se P con C è il potere calorifico del metano, che è pari a 0,50 per 10 alla 8 joule su chilogrammo, tenendo conto che il potere calorifico è la quantità di calore per unità di massa del metano nel nostro caso, possiamo ottenere la massa del metano dividendo la quantità di calore per il potere calorifico, quindi la massa del metano
è data dalla quantità di calore Q fratto il potere calorifico, ovvero prendendo questa quantità di calore abbiamo 5 mezzi pressione atmosferica per volume della stanza fratto T con I per delta T diviso il potere calorifico, cioè 5 mezzi, pressione atmosferica, volume fratto temperatura iniziale, potere calorifico. Facciamo attenzione perché qui è facile sbagliare. Questa è una pressione, questo è il potere calorifico. Non sono grandezze omogenee, non si semplificano le unità di misura per la variazione di temperatura. In questo modo noi rispondiamo, lascio a voi mettere i numeri, rispondiamo alla prima domanda, calcolare la massa di metano necessaria per scaldare l'aria dentro la stanza. Per quanto riguarda la seconda domanda, invece, abbiamo da calcolare quanto occorre, come metano si intende, per portare alla stessa temperatura anche pareti, soffitto e pavimento. Andiamo a riguardare un attimo i dati in nostro possesso. Abbiamo le dimensioni di queste pareti e pavimento. Le pareti hanno uno spessore di 25 cm, il tetto e il pavimento uno spessore di 35. Le dimensioni di questi vari parallelepipedi, quelli che costituiscono le pareti e quelli che costituiscono pavimento e tetto, perché ci sono anche le dimensioni della stanza. In effetti abbiamo qualche dubbio su A e B, perché noi possediamo il perimetro e sappiamo che il perimetro è 14,2 metri, però da qui, insomma, un po' di geometria, trovare A e B è abbastanza facile, tenendo conto che abbiamo anche l'area. Quindi lo vediamo subito dopo, ma comunque è possibile ricavare separatamente A e B. A, B e gli spessori, nonché l'altezza della stanza, permettono di ricavare le dimensioni dei parallelepipedi che costituiscono il cemento di cui sono fatti pareti, tetto e quant'altro. C'è la densità del materiale di cui sono fatte queste parti, 3 per 10 alla 3 kg su metro cubo, e questo permette di calcolarne la massa. Inoltre c'è il calore specifico, quindi tramite la massa e il calore specifico è possibile conoscere la capacità termica di pareti e tetto e pavimento. Vediamo un attimo di ripercorrere questi dati, di utilizzarli nel loro complesso. Allora, ci serve il volume delle parti in cemento, chiamiamolo V con C. Questo volume si ottiene sommando i volumi di quattro parallelepipedi che costituiscono le quattro pareti, più pavimento e tetto, sono sei parallelepipedi. Per quanto riguarda le pareti, sono a 2 e 2 uguali. Due pareti hanno larghezza A, altezza H e profondità pari allo spessore delle pareti, e di queste pareti ce ne sono due. Poi ci sono altre due pareti che hanno larghezza B, altezza H e spessore sempre S con P. Infine ci sono il tetto e il pavimento, sono uguali, entrambi hanno larghezza e profondità pari ad A e B, le dimensioni della stanza, e l'altezza è pari allo spessore del pavimento e del tetto. Io ho scritto spessore del soffitto. Quindi intanto il 2 si può mettere in evidenza, poi per quanto riguarda spessori e le altre grandezze invece rimangono come sono, quindi abbiamo AHS con P più BHS con P più ABS con S. Queste sono tutte dimensioni geometriche, mancano A e B. Noi sappiamo che l'area della stanza che conosciamo e tra i dati è A per B, d'altro canto sappiamo anche che A più B è pari al semiperimetro della stanza. Se P è il perimetro, 14,2 metri, A più B è pari al semiperimetro. Con questa e questa è possibile calcolare A e B separatamente. Infatti, dalla seconda possiamo ricavare A uguale a P mezzi semiperimetro meno B. Andiamo a sostituire questa espressione di A nella prima equazione e abbiamo che l'area della stanza è pari a semiperimetro fratto 2 meno B per B, e quindi A uguale a semiperimetro per B meno B al quadrato, da cui B al quadrato meno il semiperimetro per B più A è uguale a 0.
Questa è un'equazione di secondo grado nell'incognita B che lascio a voi risolvere. Questo permette di trovare il valore di B. E una volta trovato il valore di B, è possibile andarlo a sostituire in questa equazione e trovare il valore di A. In questo modo avete i valori di A e B, che potete usare in questa espressione per trovare il volume complessivo di cemento. Sembra un po' lungo, ma alla fine c'è un po' di geometria da risolvere. Una volta che avete il volume, avete la possibilità di calcolare la capacità termica complessiva di pareti, tetto e pavimento. Infatti, di questo materiale abbiamo la densità e il calore specifico. Quindi, una volta che avete il volume, possiamo trovare la massa del cemento moltiplicando la densità del cemento per il volume, e poi possiamo calcolare la capacità termica del cemento moltiplicando il calore specifico del cemento per la massa di cemento. E una volta che avete la capacità termica, è possibile calcolare la quantità di calore assorbita dal cemento moltiplicando questa capacità termica per la stessa variazione di temperatura utilizzata per l'aria della stanza. In questo modo è possibile confrontare questo dato con quello utilizzato per l'area della stanza e così rispondete alla seconda domanda dell'esercizio. Ci occupiamo dell'esercizio di pagina 359, numero 32. Ho già riportato alcuni dei dati. Leggiamo il testo. Vogliamo riscaldare un disco di rame di massa 5,0 kg, ecco riportata la massa, facendo aumentare la sua temperatura di 30 gradi centigradi. Qui c'è la variazione di temperatura. Il diametro del disco è di 40 centimetri. Possiamo direttamente, se vogliamo, scrivere il raggio, se ci viene più comodo, e indicare 15 centimetri, anziché 30 gradi, 30 centimetri per il diametro. Il riscaldamento avviene al sole, esponendo quindi il disco al sole. Allora, se questo è il disco visto in assonometria e abbiamo i raggi solari che arrivano in modo diretto sul disco, questa è l'ipotesi, ci mettiamo nelle migliori delle condizioni possibili. Dobbiamo sostanzialmente sapere quant'è l'energia che arriva dal sole. La prima domanda che ci pone il testo è quanto tempo serve per riscaldare il rame di 30 gradi centigradi. Quindi tempo per riscaldare di 30 gradi centigradi questo disco di rame. Allora, occorrono alcune informazioni che non sono direttamente presenti nel testo dell'esercizio, ma sono facilmente ricavabili o dal testo o da internet. Queste informazioni sono il calore specifico del rame, considerando che c'è la massa, questo possiamo trasformarlo poi in capacità termica, e un altro dato che riguarda la costante solare. La costante solare è l'energia irradiata dal sole per unità di tempo e di superficie. E questa è pari a 1350 watt su metro quadro, potenza per unità di superficie. C'è anche da considerare un'altra cosa. Utilizziamo dei dati medi, non sono sempre del tutto attendibili, ma ci riferiamo a quanto riportato dallo stesso libro di testo che propone l'esercizio. E cioè che di questi 1350 watt su un metro quadrato, non tutti arrivano al suolo. C'è una percentuale importante che è assorbita o riflessa dalle nubi dell'atmosfera. E si stima che circa il 45% riesce effettivamente ad arrivare al suolo. Quindi noi dobbiamo considerare una costante solare effettiva, chiamiamola C con SE, che è pari al 45% della costante solare, cioè 0,45 per 1350 watt su metro quadro. Lascio a voi il completamento di questo calcolo. Questo è il valore della potenza effettiva che può irradiare il nostro disco di rame. È chiaro che questa è una potenza per unità di superficie, quindi dobbiamo trasformarla in potenza. Come? Dal momento che conosciamo il raggio del disco, è possibile calcolarne la superficie. La superficie del disco è pari a pi greco per il raggio del disco al quadrato. E la potenza irradiata dal sole sul disco è pari alla costante solare effettiva precedentemente calcolata per la superficie del disco. Questa potenza ci dice quanta energia
unità di superficie, o meglio, quanta energia in totale, perché la superficie è già stata moltiplicata, arriva nell'unità di tempo. In questo modo possiamo rispondere alla domanda quanto tempo dividendo l'energia necessaria per il riscaldamento, delta E, per la potenza. L'energia necessaria per il riscaldamento può essere calcolata con la legge fondamentale della calorimetria della termologia. Dobbiamo prendere il calore specifico del rame, moltiplicarlo per la massa di rame e moltiplicarlo ancora per la variazione di temperatura. Attenzione alla differenza tra la T minuscola utilizzata per il tempo e la T maiuscola utilizzata per la temperatura. Il tempo, delta T minuscolo, può essere calcolato come delta E fratto la potenza, cioè calore specifico del rame per la massa per la variazione di temperatura fratto la costante solare effettiva per la superficie del disco. In questo modo rispondiamo alla prima domanda dell'esercizio. Questo ci dà effettivamente il tempo impiegato per scaldare il disco, supponendo che non ci siano dispersioni, quindi il problema è fatto in modo semplificato. Per quanto riguarda invece la seconda parte del problema, quanto tempo dovrebbe essere esposto se venisse messo al di sopra delle nubi? Quindi supponendo di portare questo disco nella alta atmosfera, al di sopra delle nubi, possiamo trascurare l'assorbimento atmosferico delle nubi. Possiamo quindi fare una prima approssimazione, prendendo stavolta invece della costante solare effettiva, la costante solare relativa all'irraggiamento al di fuori dell'atmosfera. Quindi delta T' può essere calcolata esattamente con la stessa formula, mettendo però la costante solare così come la conosciamo, 1350 watt su metro quadro, e moltiplicando per la superficie. È chiaro che dal momento che questa costante solare effettiva è il 45% di quella che stiamo inserendo qua, il tempo impiegato per il riscaldamento al di sopra delle nubi è meno della metà, quindi molto più corto di quello che abbiamo invece con il disco posto al di sotto della zona nubi-atmosfera. Anche se i risultati numerici, il cui calcolo lascio a voi, possono non essere esattamente corrispondenti con i risultati proposti dal libro di testo, teniamo conto che i valori di assorbimento della costante della radiazione emessa dal Sole dovuti a nubi, eccetera, sono valori molto approssimativi che possono cambiare da un luogo all'altro con le condizioni della giornata e chiaramente anche con la eventuale presenza o no di nubi. Quindi, per quanto riguarda il secondo tempo, questo è molto più attendibile perché viene presa la costante solare così come è calcolata al di fuori dell'atmosfera. Ma per quanto riguarda il tempo relativo invece in presenza di nubi o di assorbimento atmosferico è un calcolo approssimativo e lo è ancora di più se si pensa che qui abbiamo completamente trascurato la riemissione di calore da parte del pezzo di rame. Ma tanto è, l'esercizio si ferma a questo punto.